Allora, come diciamo oggi stamattina facciamo una sorta di timeline un pochino del movimento Rastafari, magari alcune cose le sappiamo già, alcune cose le abbiamo studiate, tutto quanto, però la cosa importante qual è? È capire da dove proprio tutto quanto questo movimento sia partito e soprattutto capire prima anche della nascita del movimento Rastafari in sé, e quindi le origini culturali e sociali che hanno poi portato alla manifestazione del movimento Rastafari così come si è manifestato. Questo perché è importante affrontare ovviamente l'aspetto spirituale, l'aspetto mistico, l'aspetto biblico, però è anche vero che Rastafari si è manifestato in maniera reale, concreta, quindi all'interno di un quadro storico ben delineato e ben preciso. Cioè, in altre parole, non è che Rastafari a un certo punto è apparso così ed emerso. Sebbene la rivelazione di Rastafari sia stata un qualcosa, appunto, come dicono le scritture, come un lampo che spezza il cielo, però comunque c'è stato tutto quanto un contesto che poi ha portato alla nascita del movimento e poi alla nascita proprio della Liberty. Quindi non è che siamo arrivati da 0 a 100, c'è stato tutto quanto un percorso molto molto importante, e oggi quindi credo sia giusto anche delineare e mettere alcuni punti fermi di questo percorso storico. Quindi io mi appoggio anche agli appunti, perché le date, perché i vari passaggi, altrimenti potrebbero anche sfuggire, no? Però non voglio iniziare da 1930. 1930 è l'incoronazione di Sua Maestà Imperiale ed è, diciamo, la data in cui poi il movimento Rastafari da quel momento si è rivelato. Però ci sono stati anni e anni prima, secoli prima, che hanno preparato proprio il suolo affinché poi il seme di Rastafari potesse emergere. A partire proprio dall'arrivo di Colombo in Giamaica. 1494 arriva Cristoforo Colombo in Giamaica in uno dei suoi viaggi, appunto, in quella che doveva essere la scoperta del nuovo mondo, e arriva a Discovery Bay in Giamaica, e quello praticamente ha segnato poi la fine di quella che era la Giamaica pre-Colombo e ha dato ovviamente il via a una storia di atrocità, di brutalità e di occupazione che ha portato poi ovviamente allo sterminio anche dei nativi indigeni che c'erano lì in Giamaica, del Taino people, il popolo Taino, e poi ha iniziato la fase coloniale della Giamaica, che inizia la sua esperienza purtroppo coloniale con la Spagna. Quindi noi siamo portati a pensare alla Giamaica come una colonia inglese, è vero, ma quello avverrà dopo. Infatti nel 1655, quindi non esattamente pochi anni dopo, 1494 fino al 1655, la Giamaica è sotto la Spagna e poi passa al Regno Unito, passa all'Inghilterra, alla Gran Bretagna. Stiamo parlando del quello che viene chiamato the African Holocaust, l'olocausto africano, che ha portato 100 milioni di morti. Quindi stiamo parlando di numeri che spesso vengono anche forse considerati a livello approssimativo. Cioè, quanti saranno mai gli africani morti? 100 milioni di morti in quella che è stata appunto la tratta degli schiavi, ma non solo la tratta proprio, cioè il passaggio nell'oceano, ma anche poi tutte queste persone che sono morte anche nelle condizioni difficili nelle quali dovevano vivere e lavorare. Parliamo appunto di 100 milioni di morti. Facciamo un salto 1740, andremo proprio così, andiamo diciamo a date chiavi, ok?
1740 c'è il trattato di Nanni dei Maroon. Quindi in Giamaica i Maroon, che sono questa popolazione, questo gruppo etnico, ok? Originario ovviamente dell'Africa, particolarmente ribelle, ora la sintetizzo in maniera estremamente succinta, i Maroon si ribellano, i Maroon scappano e si rifugiano in cima alle colline della Giamaica. L'Inghilterra, quindi i soldati coloniali, non riescono a sottometterli. Alla fine, vedete, si arriverà a questa formula, questo compromesso, che è un vero e proprio trattato. Quindi c'è un trattato firmato dall'Inghilterra da una parte e dai Maroon dall'altra, secondo il quale i Maroon raggiungono una sorta di indipendenza, okay? Sono autorizzati quindi a vivere in maniera indipendente, e questo ovviamente è il primo esempio di microautonomia all'interno di una Giamaica coloniale. Quindi è la prima volta che un gruppo etnico riusciva a ricevere questo permesso di autonomia. Quindi i Maroon lì sopra, in questa parte della Giamaica, in questa regione della Giamaica, che poi tra l'altro tuttora ancora vede la presenza proprio dei discendenti di questi Maroon, vivono lì in maniera indipendente. Ecco perché è una data importante, 1740, il trattato dei Maroon. A capo dei Maroon c'è Nanni, che è appunto un personaggio molto molto importante. E 1807 arriva finalmente, 1807, l'abolizione della tratta degli schiavi, che attenzione, non vuol dire abolizione della schiavitù, vuol dire abolizione della tratta degli schiavi. Quindi non era più permesso commerciare schiavi e portare gli schiavi dall'Africa occidentale in Giamaica, nei Caraibi. Okay? Ricordiamoci una cosa molto molto importante, che la Giamaica aveva un ruolo chiave all'interno della politica coloniale e della politica dello schiavismo internazionale. Perché? Perché la Giamaica era praticamente la porta di smistamento degli schiavi verso il Nuovo Mondo, cioè le Americhe, Panama e così via. Quindi gli schiavi, in poche parole, arrivavano, se immaginate la cartina, immaginate qua c'è il West Africa, quindi l'Africa occidentale, se tu vai dritto per entrare nell'Africa occidentale arrivi in Giamaica. Arrivato in Giamaica praticamente, lì gli schiavi venivano smistati e poi venivano mandati in tutte quante le varie altre colonie come forza lavoro. Quindi questo praticamente mette la Giamaica su un livello diverso rispetto agli altri, ma non per merito ovviamente, ma purtroppo anche per atrocità, per condizioni di vita e tutto quanto. I famosi pirati della Giamaica non sono un'invenzione storica degli scrittori della letteratura, erano veramente delle persone che esistevano e che purtroppo gestivano il territorio secondo le loro leggi. Quindi posto come Port Royal, che veniva chiamato The Wickedest City of the World, quindi la città più cattiva del mondo, la città più empia del mondo, era proprio dove gli schiavi venivano portati, divisi e smistati. Quindi insomma la Giamaica, perché diciamo questa cosa? Perché la Giamaica si posiziona subito come uno dei posti più violenti e più difficili, più afflitti proprio, di tutta quanta la storia dell'umanità e sicuramente all'interno della storia della tratta degli schiavi. Questo è importante poi alla luce di tutto quanto il discorso che facciamo noi proprio anche della nascita di Rastafari. Blessed love. Blessed love. Blessed love. Benvenuto fratello. Grazie, grazie. Benvenuto, benvenuto. Mettetevi come, abbiamo appena iniziato pochissimi minuti fa. Perché ci stavamo un po' di... Vai. Io prendo tutto questo. Yes. Benvenuto, contento che ci sia. Lui sta visto, bravo. E lui la spia. Quindi 1831, c'è un'altra data importante della storia della Giamaica, è la ribellione di Sam Sharp. Ora non possiamo entrare nei dettagli perché altrimenti
diventa una serie di episodi, insomma. Però queste sono, diciamo, date che poi noi possiamo andarci magari a studiare, ognuno se le vuole andare a vedere, però sono date importanti per degli avvenimenti importanti nella storia della Giamaica e anche nella storia del movimento Rastafari. Arriviamo al 1838, quando finalmente viene abolita la schiavitù. 1838 la schiavitù viene abolita. Abolire la schiavitù vuol dire che i padroni non possono più avere gli schiavi, ma non vuol dire che adesso tutti quanti quegli schiavi di prima diventano A, indipendenti, B, ricchi o persone normali, tra virgolette, a livello sociale. Nella maggior parte dei casi che cosa succede? Che praticamente quello che prima era il padrone degli schiavi assume praticamente i suoi schiavi, quindi formalizza il rapporto con gli schiavi attraverso una sorta di contratto di lavoro. In poche parole, lavorano per lui. Soltanto che lavorano per lui in una condizione che è praticamente uguale a quella della schiavitù, l'unica differenza è che hanno un salario, ovviamente bassissimo, ma ironicamente, paradossalmente, questa condizione in tanti casi è addirittura peggio della condizione di schiavitù nella quale loro si trovavano prima. Perché? Perché quando erano schiavi, il padrone era responsabile del vitto dell'alloggio, quindi gli dava da mangiare, mentre invece adesso, essendo liberi praticamente, con il salario basso, loro devono pagarsi da dove dormire, che ovviamente è sempre il posto dove dormivano prima, ovviamente. Lo ridava al padrone. Esatto, quindi tutto quello che il padrone prima gli dava gratis, adesso se lo fa pagare, quindi viene detratto dallo stesso salario che il padrone stesso dà a loro, che è già bassissimo, quindi praticamente gli schiavi passano in una condizione di quasi costante debito, quindi passano dalla schiavitù ad una costante, un costante debito, perché praticamente non riescono mai a far tornare i conti, quindi sono costantemente in debito, per sdebitarsi devono magari lavorare ancora di più, quindi ecco, questo è il passaggio dal pre-schiavitù al post-schiavitù. Questa è la situazione. Perché è importante questa cosa? Perché comunque questo, diciamo, modella questo passaggio, questo nuovo sistema, okay, in cui gli ex schiavi adesso sono i dipendenti del padrone, ma sempre nello stesso posto e così via, questo modella la struttura sociale della Giamaica moderna e contemporanea. Perché? Perché praticamente quelle che prima erano queste case dove c'era il padrone e c'erano poi le stanze degli schiavi che lavoravano per lui o che magari durante il giorno andavano nelle piantagioni, poi tornavano lì, queste diventano adesso diventano le case degli schiavi, ma diventano anche proprio le basi della struttura sociale e anche urbanistica della Giamaica del tempo. Che cosa vuol dire? Vuol dire che il padrone aveva la sua casa qui e aveva nella sua yard tutte quante altre stanze, altre dependenze. Sì, ma dependenze è un eufemismo, è di lusso. Sono mettiamo la roba. Quindi praticamente questo diventa, diciamo, il modello proprio della struttura urbanistica della Giamaica. Perché? Perché praticamente lì abita il padrone, nello stesso cortile, potremmo dire, nella sua terra, praticamente ci sono queste altre casette, che sono casette molto fatiscenti, spesso sono tipo come le stalle anche, capito? Sono soltanto delle strutture con, esatto, un tetto così. Dentro ci dormono tantissime persone, però questo diventa praticamente poi il modello su cui verrà costruita la Giamaica moderna e contemporanea. Queste poi diventeranno, diciamo, le tenement yard, che vedremo poi più avanti. E è importante che questo è un viaggio tra
delle generazioni di africani deportati, ok? Prima ancora di arrivare alla Rastafari, però queste sono comunque delle persone africane deportate dall'Africa e inserite a forza in un nuovo contesto. Questo è un viaggio storico, una timeline che in molti punti ricorderà proprio la storia dell'esodo biblico. Non a caso stiamo parlando di quello che è il nuovo Israele, che è uscito da una nuova schiavitù e che ad un certo punto raggiungerà proprio una nuova rivelazione, che vedremo sarà Rastafari. Gli schiavi deportati in Giamaica non possono avere nulla con loro stessi se non la Bibbia, fondamentalmente. Quindi questo è un punto molto molto importante. Si incontrano questi due mondi. Da una parte c'è l'eredità africana e quindi tutto quello che hanno portato con loro anche sulle navi schiaviste, quell'eredità che hanno portato dentro la mente, quindi delle cose che sapevano a memoria, una cultura che doveva e poteva essere tramandata soltanto, diciamo, di segreto, ok? A un certo punto si incontra con la Bibbia, una Bibbia che purtroppo è stata imposta anche, no? dai colonizzatori, quindi dai padroni, però una Bibbia che diventa l'unico libro per questi schiavi. Però che cosa succede? Che la stessa Bibbia che i padroni imponevano agli schiavi di leggere e imponevano a loro di credere nella Bibbia, quella stessa Bibbia, una volta che gli schiavi la aprono, gli africani, vedono che questa Bibbia parla però dell'Etiopia. Quindi loro sanno fondamentalmente che l'Etiopia è Africa, tutti quanti lo sanno. Tra l'altro il nome stesso dell'Africa in generale era spesso Etiopia, e per Etiopia al tempo non ci si riferiva, non si intendeva soltanto l'Etiopia geografica di adesso, ma l'Etiopia era un territorio molto molto più vasto. Quindi quando gli africani deportati in Giamaica leggono nella Bibbia, si parla di Kush, e Kush è Etiopia. Quando poi c'è scritto proprio Etiopia, allora gli africani dicono: aspetta un attimo, però qua c'è qualcosa di molto interessante. Cioè, tu, padrone europeo, mi imponi di leggere questa Bibbia per convertirmi alla religione che tu mi imponi. Però, scusami, qua si parla di Africa. Come mai? Questo sviluppa tutto quanto un interesse e una ricerca nell'approfondire, che ovviamente porterà poi questi africani a dire: ma allora la Bibbia non è una cosa così distante da noi. Cioè, in altre parole, quando gli africani leggono il Salmo 68, Prince and Princesses shall come to Egypt, cioè i principi e le principesse usciranno dall'Egitto, e l'Etiopia stenderà le sue mani a Dio, dicono: ma aspetta, qui non si parla di Inghilterra o di Francia o di Belgio o di Portogallo, che erano le potenze coloniali, qua si parla di Africa. E allora l'africano dice: ma l'Africa è il mio posto, quindi questa Bibbia, questo libro, parla anche di me. E qui scatta un qualcosa di anche inaspettato, se vuoi, da parte dei colonizzatori. Cioè, i colonizzatori ovviamente imponevano lo studio della Bibbia agli africani per europeizzarli, diciamo, mentre invece c'è tutto il contrario. Cioè, gli africani, studiando la Bibbia, scendono nella profondità delle loro radici più dei colonizzatori, perché fondamentalmente nella Bibbia non si parla del Belgio, non si parla di Londra, di Manchester, di Birmingham o delle Fiandre, non si parla nemmeno del Portogallo, ma si parla di queste persone, di questo popolo, che era un popolo black, e di conseguenza qui nasce tutto quanto un sentimento che
che ispira proprio le persone africane a identificarsi nella Bibbia, nelle storie bibliche, ma soprattutto nei personaggi biblici. E questa identificazione non è soltanto un'idea immaginaria, ma gli africani incominciano a vedere le loro origini nell'Africa biblica. E questo porta a una rivoluzione tremenda. L'Etiopia quindi diventa, agli occhi di tutte quante queste persone, la terra originaria. Quindi che cosa scatta? Scatta questo concetto, molto molto semplice ma estremamente rivoluzionario, che la terra originaria di tutti quanti gli africani sia l'Etiopia. E di conseguenza, essendo anche l'Etiopia la terra originale di tutto quanto il creato, di tutta quanta la creazione, di tutta quanta l'umanità, vuol dire che l'umanità è nata in Africa, è nata in Etiopia. E gli africani sulle coste della Giamaica, così come nell'Africa, nell'America centrale e così via, capiscono che allora il fatto che loro siano stati deportati da una potenza straniera, strappati dal loro paese, portati in un esodo, risuona esattamente come l'esodo biblico. Quindi l'Etiopia non è soltanto la terra originaria, ma è anche la terra promessa. Questi che per noi adesso, diciamo, sono degli elementi che noi diamo anche per scontato, no? Perché fanno parte ormai della nostra tradizione, ma ciò che stiamo cercando di fare oggi è vedere come sono scattati questi processi. Quindi dobbiamo cercare di immaginarci di non darli per scontati, perché adesso noi, quando diciamo, ok, Zion, bene o male lo sappiamo tutti, chi più o chi meno, chi ha un'idea più chiara, un'idea meno chiara, ma sappiamo tutti di cosa stiamo parlando. Quando ascoltiamo la musica reggae e dice Wanna go back to Ethiopia land, lo capiamo, Sheshamani, Repatriation, lo capiamo. Ma tutto ciò, esattamente, da dove è partito? Dove sono le origini? Perché quando poi Rastaman dice voglio lasciare Babylon e andare in Zion, ecco, quel motto, tra virgolette, affonda le radici in qualcosa di molto molto profondo. Quindi l'Etiopia non è soltanto la terra originaria di tutta quanta l'Africa, non soltanto tutti quanti gli africani sono etiopi, ma l'Etiopia è anche la terra di arrivo, la terra promessa. Nasce l'etiopianismo, che è fondamentale per comprendere anche poi la storia di Rastafari, lo sviluppo di Rastafari, ma per comprendere soprattutto His Majesty, per comprendere tutto quanto il lavoro messianico proprio anche di His Imperial Majesty, che ha liberato prima l'Africa per liberare poi tutto quanto il mondo. Nasce l'etiopianismo. Se noi dovessimo definire l'etiopianismo in pochissime parole, è un movimento ideologico, anche spirituale, anche religioso, che vede l'Etiopia, Africa, al centro. Al centro non soltanto al centro del mondo a livello geografico, ma anche al centro proprio dell'identità culturale. Ecco perché l'etiopianismo non è una religione, non è nemmeno una filosofia. L'etiopianismo è un movimento culturale, spirituale, religioso, che posiziona l'Etiopia esattamente al centro. Gli africani dicono noi veniamo da là, vogliamo tornare là, ma non solo. Tutta quanta la nostra storia è scandita proprio da questa presenza costante dell'Etiopia. E noi africani fondamentalmente siamo i discendenti di quel popolo biblico, perché d'altra parte se è nato tutto quanto lì e se i personaggi biblici erano degli africani, allora noi siamo discendenti di quell'Israele biblico. E come loro sono stati in cattività, noi adesso siamo in cattività. C'è un fattore molto molto importante dell'etiopianismo
che non è soltanto un movimento di identificazione culturale, ma con l'etiopianismo arriva un concetto fondamentale senza il quale anche Rastafari, diciamo, non viene compreso bene. Il concetto è che Dio, il Messia, è nero e deve essere etiope. Anche se, diciamo, quando nasce l'etiopianismo, stiamo parlando quindi di secoli prima anche dell'arrivo di His Majesty, di secoli prima anche del movimento Rastafari, ma loro identificano in maniera magari non proprio chiarissima, ma loro identificano questo concetto fondamentale. L'etiopianismo dice che il nostro Dio, il nostro Messia, deve essere nero, deve essere etiope, deve essere un re etiope di discendenza davidica. Questo è. Questo che cosa porta? Ovviamente, se tu adori il Dio d'Etiopia, ok, allora inizia a formare un modo per venerare questo Dio d'Etiopia. Nascono le chiese che appunto vengono e predicano il culto del Black God. Sono le chiese nere. Queste chiese nere da chi sono formate? Sono cristiani, soltanto che sono dei cristiani africani che invece che identificarsi in un Gesù biondo con gli occhi azzurri, dicono: no, scusa, African, God is black. Quindi incominciano a nascere questi gruppi, che poi proprio si formalizzano in chiese. Sono le chiese battiste. Esattamente, sono le chiese battiste. E predicano e venerano il Black Messiah. Perché si chiamano battiste? Chi sono i battisti? Che cosa sono i movimenti battisti? Che cosa sono le chiese battiste? Le chiese battiste sono le chiese fondate dai cristiani battisti. Chi sono? Sono coloro che, proprio come faceva il Giovanni Battista che annunciava il Cristo, loro annunciano che a breve sarebbe ritornato il Cristo, ma sarebbe stato questa volta nero, sarebbe stato un sovrano del piano. Quindi le chiese battiste si chiamano così proprio perché svolgono lo stesso ruolo che nel Vangelo svolge Giovanni Battista. Annunciano la venuta del Cristo lì a breve. Comunque, cioè, all'Islam non va. Cioè, un po' non è proprio nero, nero, nero. A parte che la parola mulatto... No, vabbè, non ci piace, perché è una parola che andava tanto di moda nel fascismo. Come quindi, si può dire? Cioè, non è proprio black, 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 black. Comunque, allora, Haile Selassie è etiope. Sì. Haile Selassie è africano. Ora, nell'Africa ci sono tante gradazioni anche. Ok, black. Che comunque si chiamano tutte black. Okay. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Assolutamente sì. Quindi Haile Selassie è di una discendenza, tra l'altro, semitica. Quindi quello anche ha un'importanza non da poco. Insomma, per tornare al discorso, nascono le chiese battiste, predicano il Black Messiah, ma la cosa molto molto interessante è che la maggior parte delle persone, diciamo, crede che le chiese battiste siano nate negli Stati Uniti. Perché? Perché sicuramente poi hanno proprio prosperato negli Stati Uniti. C'erano tantissime chiese battiste. Spesso quando si pensa alla chiesa battista si pensa automaticamente agli Stati Uniti. Ma invece, le prime chiese battiste, e proprio anche la prima chiesa battista, è nata in Giamaica. Cosa che non arriva, spesso non ci viene proprio detta così direttamente, ma che se scavi un pochino ti rendi conto, nel 1784 un signore dal nome di George Leyle fonda la chiesa in Giamaica, Ethiopian Baptist Church. Ethiopian Baptist Church. E
stiamo parlando proprio dell'Ottocento, dei primi dell'Ottocento. E durante tutto quanto l'Ottocento, l'etiopianismo e le chiese battiste, il cristianesimo battista, è proprio il substrato di tutta quanta la società della Giamaica coloniale, perché stiamo parlando di Giamaica coloniale. Ok? Quindi... Galvesce, no? Esattamente, infatti il prossimo passaggio è proprio Garvey, perché si arriva poi a questa persona, Marcus Mosaia Garvey. Quindi studia, è un avvocato, è un attivista, è un poeta, è un cristiano, è un fervente cristiano, però ha questa mentalità, ovviamente, non solo anticoloniale, ma soprattutto di ristabilire la gloria della razza nera, come la chiama lui, Black Race. Quindi Marcus Mosaia Garvey che cosa fa? Lui esce dall'etiopianismo e lui porta l'etiopianismo al picco. Perché? Perché Marcus Garvey aggiunge una cosa molto molto importante all'etiopianismo. Fino a Garvey l'etiopianismo, diciamo, era un movimento culturale, ideologico, spirituale, religioso, se vuoi. Ma Garvey dice, aspetta un attimo, noi dobbiamo aggiungere l'elemento materiale, economico. Quindi Garvey, diciamo, aggiunge un aspetto proprio anche economico, commerciale, di lavoro, imprenditoriale, monetario, all'etiopianismo, basato sul pensiero molto molto semplice che per emancipare la razza nera deve avere una ricchezza. Questo, finché noi parliamo del fatto che siamo africani, siamo un popolo biblico e tutto quanto, è bellissimo, finché costruiamo le chiese è bellissimo, finché adoriamo il God of Ethiopia è bellissimo, però fondamentalmente finché non ci emancipiamo a livello economico, rimaniamo sempre soggiogati e sempre di conseguenza sottomessi. Quindi Garvey, self-reliance, independence. Infatti Garvey fonda l'UNIA, che nel giro di pochissimi anni arriverà ad avere 6 milioni e passa di membri. Quindi l'organizzazione più grande all'interno del popolo della diaspora, che ha raggiunto un numero così alto di membri in così poco tempo. Quindi Garvey fa una cosa, potremmo dire, la Guinness dei primati. Che cosa succede contemporaneamente? Che in America fioriscono sempre più questi tipi di chiese. Alcuni nomi: Black Madonna of Detroit, i Black God Movements, ma non solo all'interno dell'ambiente cristiano. Nascono i Black Muslims of America. Quindi c'è tutta quanta una rinascita, praticamente, proprio un rinascimento di questa identità nera all'interno proprio della nazione degli Stati Uniti. Quali sono fondamentalmente i principi base? La rivendicazione dell'identità africana, the black people. C'è spesso anche un voler sottolineare la superiorità della razza nera, e questo black supremacy però deve essere inteso bene, deve essere capito, ha bisogno di un minuto di spiegazione. Black supremacy non vuol dire che gli altri sono inferiori e di conseguenza devono essere o sottomessi o sterminati, non è una supremazia nel senso ovviamente hitleriano del termine, non è un'ideologia nazista. Black supremacy vuol dire che essendo la razza originale, ok? Quindi è quella che viene prima e di conseguenza
ha questa supremazia. Ora, non siamo qui a dire che siamo d'accordo, non siamo d'accordo, non entriamo nella semantica, non entriamo nella, nemmeno nella discussione. Qua stiamo facendo un percorso storico e stiamo cercando di capire quali sono proprio i tasselli fondamentali che poi faranno parte di questo grande mosaico che chiamiamo Rastafari. Ovviamente non possiamo conoscere, non possiamo studiare Rastafari senza anche affrontare questo concetto della Black Supremacy, e è importante capirlo che non è questa ideologia della razza ariana, cioè non è una distorsione, una corruzione, un'idea malefica del genere. Perché non è tutto perché essendo il ceppo proprio originario, ok, viene prima. Ovviamente per tutti quanti questi movimenti culturali, spirituali, il paradiso è lungo il fiume Nilo, quindi lì è nata la razza umana, la civilization, la civilizzazione anche del genere umano, del mondo, è partito tutto quanto da lì, ok? Quindi come c'è anche questo motto, tra virgolette, anche all'interno del movimento Rasta, civilization didn't go down the river Nile, but up the river Nile, quindi non è sceso lungo il fiume Nilo, cioè non è sceso dall'Europa verso l'Africa, ma la civilizzazione è andata dall'Africa verso l'Europa, perché ricordiamoci che il fiume Nilo nasce in Etiopia, nasce in Africa, ok? Una parte, l'altra parte è in Sudan, e poi sale, quindi diciamo la civilizzazione non è come ci insegnano i libri di storia europei con questa mentalità eurocentrica che discende dall'Europa verso l'Africa, ma infatti la storia stessa ci attesta che è tutto quanto il contrario. Quindi il paradiso è lungo il fiume Nilo, e la civiltà e la civilizzazione è andata dal fiume Nilo in su, ma soprattutto la Rift Valley è il giardino dell'Eden, perché se si apre la Bibbia, once again, di nuovo, noi non vediamo che il giardino dell'Eden è attraversato dai fiumi e uno passava per l'Italia, uno per il Belgio e l'altro per la Spagna. Cioè, ma lì è chiaramente citato proprio l'Etiopia. Sì. Quindi il giardino dell'Eden è la Rift Valley. Tra l'altro, poi che cosa succede? Che queste cose vengono dette in un periodo in cui ancora la scienza non aveva attestato proprio che la Rift Valley era stato proprio il luogo dal quale tutta quanta poi, non solo l'umanità, ma anche tutta quanta la Terra si è formata così come la conosciamo adesso. Ma quando loro sono arrivati a questa conclusione, cioè la Rift Valley e il giardino dell'Eden, non avevano anche quelle prove scientifiche della geologia che abbiamo adesso. Perché adesso, se noi apriamo un libro di geografia, un libro di geologia che va un pochino più nello specifico, ti raccontano esattamente come è andata la faccenda, ovvero che la Rift Valley praticamente è stata la prima terra emersa che si è alzata dal mare e di conseguenza, emergendo per prima, ha creato poi praticamente queste discese di acqua che hanno poi formato il Mediterraneo e poi è emersa l'Italia, la Spagna, la Grecia e così via. Dall'altra parte ha formato l'oceano, quindi emergendo per prima la Rift Valley, e forse dobbiamo anche specificare dov'è la Rift Valley. La Rift Valley è una parte praticamente di Africa che si estende tra l'Etiopia e quella parte appunto del Corno d'Africa, spostandosi poi verso l'Africa centrale. Quindi è una zona dell'Africa che è proprio una valle che è stata la prima parte che si è alzata, che è emersa. Emergendo, che cosa ha creato? Ha creato praticamente questa che i geologi, quando te la raccontano, è una cosa bellissima anche soltanto da leggere, perché praticamente per anni, cioè migliaia e migliaia di anni, forse anche milioni, adesso potrei sbagliarmi, che cosa è successo? Che la Rift Valley, emergendo, ha creato una cascata costante che praticamente andava
ad irrigare costantemente con un volume d'acqua impressionante, incalcolabile, e andava a riempire quello che poi è il Mediterraneo. Ok? Quindi il Mediterraneo che noi vediamo adesso è stato riempito dall'acqua che è scesa dalla Rift Valley, che alzando ha creato questa costante cascata, e poi da lì sono emerse le altre terre dove siamo noi anche adesso. Quindi la Rift Valley è fondamentale. Ora, la storia di tutta quanta questa emancipazione spirituale e culturale del popolo nero in Giamaica è strettamente collegata con la geografia e anche con l'urbanistica della Giamaica. Ecco perché prima dicevamo, teniamo a mente questa cosa qua no, dove viveva il padrone con gli schiavi e tutto quanto. Perché? Perché quando parliamo di etiopianismo, Giamaica e emancipazione culturale black in Giamaica, parliamo dei gay. Queste sono cose, sono idee, sono principi che circolano tra la campagna e i ghetti. E l'etiopianismo e poi un altro movimento, un'altra corrente culturale che a noi interessa ancora di più l'etiopianismo, ovvero il messianismo, in Giamaica hanno come scenario i ghetti, principalmente i ghetti di Kingston. E quindi qui, diciamo, facciamo un tuffo ancora più profondo, quindi passiamo dalle mansion, dalle tenute dei padroni coloniali, fino proprio al ghetto e alla nascita dei primi ghetti. 1900, proprio anno 1900. Il primo ghetto si chiama Kingston Pen e si estende praticamente fino a Smith Village, insomma, per chi conosce Kingston è una zona abbastanza grandicella. E questo Kingston Pen è il primo praticamente scenario di predicatori black, di predicatori del messianismo. Di che cosa stiamo parlando? Stiamo parlando del fatto che questi ghetti, in particolare questo ghetto, anche perché è il primo, e da questo poi nasceranno gli altri, è un luogo di incontro. Cioè il ghetto non è soltanto un posto dove vivono le persone in maniera sofferente, in maniera triste, sono poveri, ok. Però il ghetto è un pentolone di idee, perché è un punto di incontro e di scambio. Le persone nel ghetto parlano, ragionano, si confrontano, aprono la Bibbia e interpretano, spiegano. Di conseguenza noi dobbiamo visualizzare davanti a noi i ghetti come proprio dei cenacoli culturali, però in un contesto totalmente diverso da quello che noi abbiamo in mente come cenacolo culturale qua in Europa, nelle accademie, nelle università o nei caffè letterari. Qui è una cosa totalmente opposta. Sono degli incontri, sono proprio dei hotspot di cultura, di idee, però in mezzo alla povertà, in mezzo alla sofferenza, in mezzo alla difficoltà e soprattutto in mezzo all'incertezza. Nel ghetto sai che adesso mangi, ma non sai se domani mangerai. In questo ghetto arriva, proprio alla fine alla fine dell'Ottocento, adesso 1897-98, prima ancora proprio che venisse denominato Kingston Pen, arriva questo personaggio, si chiama Warrior Higgins, e arriva dal Regno Unito. Chi è? È un etiopianista, ovviamente, ma attenzione, annuncia la fine dei tempi, la fine dei tempi è vicina. E qui incominciamo a delineare anche la tipologia di personaggi che sono questi predicatori dei ghetti, questi ghetto preacher. Ok? Iniziamo anche proprio a ritrarli e a vedere quali sono i tratti distintivi di questi ghetto preacher.
ok? Perché poi questo ci aiuterà anche a capire il movimento Rastafari e anche la personalità del Rasta in Giamaica, soprattutto durante i primi anni del movimento. Quindi arriva Warrior Higgins dal Regno Unito e lui ha una cosa molto particolare, ha formato una band, si chiama la Millennium Band, quindi loro vanno in giro praticamente per il ghetto e suonano, cantano, e lui annuncia proprio la fine del mondo, o meglio la fine dei tempi, scusate, non la fine del mondo, la fine dei tempi, perché? Perché lui cita l'Apocalisse, ma non solo, dichiara che il clero è tutto quanto corrotto, quindi è totalmente anticlericale, un'altra caratteristica importantissima di questi predicatori del ghetto, che spesso e volentieri sono proprio contro il clero, quindi denunciano proprio, denunciano la corruzione della Chiesa e del clero, dei preti, tutto quanto, altra cosa che poi ovviamente ritroveremo in Rastafari. Quindi vedete come piano piano è come se fossimo davanti a quel gioco che piano piano, no? Apri il coperchietto e vedi chi c'è dietro praticamente. Cioè stiamo proprio smascherando piano piano quelle caratteristiche che poi troveremo nel movimento Rastafari. Lui annuncia la fine dei tempi e dichiara il clero corrotto e ha centinaia e centinaia di seguaci. Attenzione, arriva un altro personaggio, revivalista, il nome è Solomon Hewitt, ok? Lui addirittura profetizza che da lì a breve sarebbe arrivato un terremoto. Siamo nei primissimi anni del Novecento. Guarda caso, nel 1907 arriva il mega terremoto in Giamaica. Ma non solo, la cosa più importante, più curiosa anche per noi, è che il suo motto, ripetiamo, Solomon Hewitt, revivalista, il suo motto era The Lion of Judah shall break every chain. Il suo stile poi, infatti, questo stile di predicazione, questo stile molto militante, non vi immaginate tipo che questi erano come i preti dal pulpito che parlano tranquilli, che fanno il sermone, la predica. Queste erano persone focose, cioè queste erano persone che proprio sudavano quando predicavano. Quindi non stiamo parlando di gente soft. Ricordiamoci che sono dal ghetto, nel ghetto, per il ghetto. Okay? Il suo stile verrà preso poi dagli anglicani, l'Anglican Church, altra cosa molto molto importante. Un altro aspetto fondamentale di questo signor Hewitt è che lui si veste e i suoi seguaci si vestono con divise di tre colori, verde, giallo, rosso. Ai profeti del ghetto, ai predicatori, parallelamente si aggiungono questi altri esponenti della cultura popolare africana, ovvero Pocomania, Kumina, ovvero sono queste riunioni, ok, in cui si suona, in cui si invocano gli spiriti, non è una cosa cristiana, ok? Quindi non stiamo dicendo che all'interno di questi gruppi c'è, ma parallelamente nel ghetto, se tu vieni trasportato con la macchina del tempo nel ghetto Kingston Penn dei primissimi anni del Novecento, tu trovi da una parte i predicatori che annunciano la fine dei tempi, che profetizzano, che cantano Lion of Judah shall break every chain, Red Golden Green, tutto quanto, che dicono che la Chiesa è corrotta e bruciano la Chiesa, ovviamente metaforicamente. Dall'altra parte invece c'è Pocomania, Kumina, quindi ci sono queste riunioni che vanno avanti tutta quanta la notte e ci sono queste gli uomini che suonano, le donne che ballano, entrano in trance, l'invocazione degli spiriti, degli antenati e così via. Ora, che cosa succede? Si arriva agli anni 20, andando verso gli anni 30, e nasce Smith Village, un altro posto, un altro ghetto molto importante, poi diventerà Johnstown, diventa il nuovo centro culturale di Kingston, sempre ovviamente della Kingston dei ghetti, non un centro culturale dell'università o dei professori. Smith Village,
che spesso anche molti anziani rasta parlano sempre di questo Smith Village, è popolato da garveiti, ok? Veterani di guerra, perché appunto stiamo parlando subito dopo la prima guerra mondiale, e poi ci sono i Black Radicals. Black Radicals sono praticamente dei radicali, ok? Quindi delle persone con un'ideologia politica, culturale, molto radicale, e sono black. E quindi sono chiamati Black Radicals. Ora, che cosa succede? Che all'interno di Smith Village, esattamente a Elgin Street, viene posta la prima chiesa, la prima pietra della prima chiesa anglicana. Ok? 1923, Asquith Street, sempre una di queste strade di questo ghetto, viene fondato il Reform Club. Viene fondato da due personaggi che si presentano come degli healers, quindi dei guaritori. Attenzione, perché qui si apre poi anche un altro aspetto che poi ritroviamo anche in Rastafari. Chi sono i guaritori? Non sono gli sciamani o i guaritori, sono i bush doctors, cioè sono coloro che utilizzano le erbe per curare. Ovviamente tra le erbe includiamo tutte le erbe, ma lo fanno a scopo curativo. Quindi il fatto che Rastafari, la limite Rastafari, abbia questa particolare attenzione all'utilizzo della medicina naturale, delle terapie naturali, ovviamente anche questa non è una cosa che noi abbiamo inventato di sana pianta, ma ha proprio tutta quanto un'eredità culturale che arriva dall'Africa sicuramente, ma che è stata poi trasmessa e veicolata attraverso queste persone qui. Quindi Smith Village, stiamo parlando della Black Intelligentsia. Che cos'è l'intelligenza? Per intelligenza, con questo termine, si indica praticamente tutta la crema praticamente della cultura, della conoscenza, quindi tutte quante le persone più interessanti a livello culturale, i pensatori, le persone che promuovono le ideologie, ok, che scrivono. Quindi questa è l'intelligenza. Ecco, Smith Village è proprio la sede della Black Intelligentsia del tempo. E queste persone qua, questi healers, questi guaritori, curano con le erbe, ma la loro medicina ovviamente è condannata dall'establishment. Che cosa vuol dire? Vuol dire che le persone comuni, tra virgolette, ridicolizzano queste persone perché curano con le erbe, mentre invece questo è il momento in cui la medicina e l'industria farmaceutica sta proprio scoprendo le medicine convenzionali. Quindi qui si crea anche proprio questa cosa che vediamo tuttora anche in Rastafari, ovvero questa diffidenza verso la medicina convenzionale, la medicina occidentale, che è ovviamente importante, della quale però noi non dobbiamo abusare. E soprattutto che non è sempre necessario, laddove invece possiamo utilizzare la medicina naturale. E quindi questi guaritori proprio che cosa predicano? L'astensione della medicina chimica. E quindi influenzano ovviamente poi tutta quanta la popolazione, no? Perché questi ti dicono: ok, stai male? Perché devi andare a farti curare o metterti in fila per essere curato chissà quando dal dottore occidentale, quando noi invece abbiamo le nostre erbe e tutto quanto. 1924, un anno molto molto importante, il reverendo Morris pubblica un testo intitolato A Black Man Will Be the Coming Universal King. Quindi ripetiamo, 1924, soltanto 6 anni prima dell'incoronazione di Sua Maestà Imperiale. Ok? Qui adesso apriamo questa sezione proprio nella nostra passeggiata nella storia del tempo,
è una sezione dedicata a tutti quanti coloro che subito prima dell'arrivo del King annunciavano che sarebbe arrivato un King, il King, il Messia Davidico, il re di Davide, sarebbe arrivato. Quindi quando noi diciamo che His Majesty è stato profetizzato, non soltanto dalla Bibbia, ma anche poi da tutte quante queste persone che appunto lo annunciavano, queste sono le fonti. Sempre nel 1924, una cosa molto interessante, che il Daily Gleaner, che è il noto giornale giamaicano, parla in un articolo di pubblicazioni di religione etiopica. Questa è una cosa molto, molto interessante. Che cosa vuol dire? Vuol dire che in Giamaica, in quel periodo, uscivano dei libri, cioè delle pubblicazioni, dei libretti, definiti dal Daily Gleaner, che non sapeva come altro definirli, di religione etiopica. Ovviamente non era religione etiopica, però parlavano del Cristo etiopico che sarebbe arrivato. Parlavano di questo re etiope, che non sarebbe stato soltanto un re, ma sarebbe stato proprio anche la figura profetica, la figura messianica. Quindi è importante, tra le fonti, anche citare nel 1924, esce questo articolo che dice in Giamaica circolano questi libretti di religione etiopica. E il Majesty era del tempo? 1924, certo, il Majesty non è che... Non era promesso al trono. No? Quindi 1924 viene anche pubblicata The Holy People. Che cos'è The Holy People? Da Robert Atlee Rogers viene chiamata The Black Man Bible, anche se ovviamente noi non è che la sostituiamo alla Bibbia, però The Holy People è comunque un testo molto molto importante per tutta quanta questa letteratura profetica che annuncia appunto la venuta del Black Messiah e così via. Posso disturbare un secondo? Ah, esatto.